Con Riccardo Boschetto, mister dell'Asti, direi da parte vostra questo 0-0, risultato che innanzitutto rafforza la vostra difesa, il vostro ottimo momento, un punto prezioso. Avete fatto una battaglia, credo che puoi essere soddisfatto. Sì, forse anche un pelo rammaricato, visto il primo tempo. Il primo tempo mi è sembrato che in campo ci fosse una squadra sola. Abbiamo giocato bene, molto bene, abbiamo fatto ottime trave, siamo andati spesso e volentieri in porta, potenzialmente abbiamo avuto parecchie situazioni. Poi paradossalmente la clamorosa occasione da gol ce l'abbiamo più nel secondo tempo, dove la partita obiettivamente è stata un pelo più equilibrata. Però faccio complimenti ai ragazzi, hanno fatto un'ottima prestazione su un campo non difficile contro una squadra molto forte, squadra esperta, squadra costruita sicuramente per migliorare quello che ha fatto l'anno scorso andando ai playoff e quindi sicuramente la squadra che punta a vincere il campionato e devo dire che la squadra, i ragazzi hanno fatto molto molto bene. Se ne ancora un aspetto, più che su Brasti, di carattere generale, 9 punti in classifica per voi, un ottimo inizio di stagione. Sì, noi abbiamo, in accordo con la società, abbiamo voluto fare una squadra molto giovane, infatti oggi abbiamo giocato anche con un under in più, sulla qualità dei giovani, sulle motivazioni dei giovani. Certamente puntiamo ad alzare un pelo l'asticella rispetto alla salvezza dell'anno scorso. Purtroppo l'anno scorso è stata un'annata un po' particolare, io ne posso parlare solo da quando sono subentrato, anche se i valori si sono già visti l'anno scorso, perché noi l'anno scorso per salvarci abbiamo fatto 15 risultati utili consecutivi. Quindi era una squadra che comunque aveva dei valori, devo dire che abbiamo inserito dei giovani di grande qualità. E oggi devo dire che lo hanno dimostrato dai Lamarca, gli Azzizzi, ma noi ne abbiamo anche fuori, quindi di giocatori importanti che sicuramente ci daranno una mano nel proseguo.